Buonasera cari amiche e cari amici, buonasera edizione straordinaria della domenica sera per fare un po' il punto del mercato. Ma intanto vi invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, a mettere i vostri like ai miei video e non dimenticate mai di scaricare il link in descrizione. Sono tornato da San Stiro di Livenza, abbiamo presentato il libro e subito mentre ero in treno ho letto la notizia più promettente, ecco, più gratificante ancora presto, più promettente di tutte quelle che ho letto questa mattina, oltre che il solito discorso dei giocatori che Milan ha in questo momento in ballo delle trattative, eccetera. È Andrea Ramazzotti che dice che, ecco perché l'ho messo il titolo è un po' così, un po' ingannante, nessuna offerta, molto bene. E parliamo di Teo Hernandez, cioè del giocatore che il Milan assolutamente non deve perdere, perché è giocatore unico, perché è uno dei migliori giocatori visti anche all'europeo, in un europeo povero di grandi giocatori, povero di grandi spunti, più che altro concentrati i grandi giocatori nella Spagna, delle belle individualità anche in Inghilterra. Poi nelle altre squadre, la Francia, c'è stata la delusione di Mbappé, Kolo Muani si è visto poco, i portieri in generale in questo europeo invece hanno fatto praticamente tutti abbastanza bene, il problema era proprio le individualità e una di queste è stato proprio fuori dai portieri, fra i giocatori di movimento, insomma abbiamo tutti potuto apprezzare le qualità di Teo Hernandez che ha ribadito di essere, non dico il migliore, non facciamo sempre gli esagerati, mettiamo fra i primi 3-5 giocatori di fascia più forti al mondo, quindi accontento tutti, però per me è il migliore, ma noi diciamo fra i primi 3-5 giocatori di fascia più forti al mondo, ebbene, il Milan non deve perdere questo giocatore. E nell'articolo di Andrea Ramazzotti ci dice che presto, magari non prestissimo, diciamo che entro l'inizio del campionato potrebbe esserci il colloquio con Kion, l'agente di Teo Hernandez, per finalmente portare questo ingaggio a una cifra giusta per Teo Hernandez. Io sinceramente, d'accordo che il giocatore ha scadenza 26, quindi c'è ancora un po' di tempo, però non voglio suggerire nulla a nessuno, ma questi rinnovi, farli un mese fa o farli fra 2 mesi, non cambia nulla. E allora, per evitare tentazione, perché i giocatori... Non vadano e i procuratori, gli agenti dei giocatori vadano a domandare oppure a porsi problema quando ricevono una telefonata, magari non dire no, guarda, non c'è nulla da fare, vabbè, parliamo. Per evitare tutto questo, le famose tentazioni, che si diano questi 6 mesi, se questa è la cifra che vuole Teo, se Teo vuole 10, chiaro che bisogna discutere. Ma se il Milan è disposto a portare a 6,5 e 7, non credo che Teo, non so se gli daranno tante, una squadra dei top club anche a livello economico sarà 8, non sono certo 10 o 12, e allora 6,5, 7, a lui, a Maignan magari un po' meno, ma sempre queste cifre, diamogliele, perché perlomeno è un altro bel acquisto, è un biglietto da visita anche per gli altri giocatori. Il Milan non fa trading, il Milan non è un trader club, è una squadra che ha ambizioni. Un conto è dirlo a voce, un conto è provarlo, perché se tu rinnovi a Maignan, rinnovi a Teo, hai rinnovato a Leo, prendi dei buoni giocatori, anche altri buoni giocatori capiscono che c'è il progetto. Oggi ai giocatori interessano sì il denaro, ma i giocatori che guardano solo il denaro senza guardare il progetto
non vanno lontano. L'eccezione di Mbappé. Mbappé è riuscito a conciliare tanto denaro, ma Real Madrid. Perché quelli che pensano solamente al denaro, o ci sono gli agenti che pensano solo alle commissioni e pensano magari al denaro che possono andare bene per loro e per magari la famiglia, e magari giocano meno, e magari trovano poco spazio, e magari non giocano la Champions League. Sono giocatori che, non avendo ambizioni particolari, non badando alla carriera, ma badando al vil denaro, non hanno la testa giusta per arrivare in alto. Perché un giocatore ha l'ambizione di guadagnare tanto, mediamente guadagnano tutti bene. Non credo che un giocatore che guadagni 6 invece che 7, cioè porta a casa 12 o 14 miliardi delle vecchie lire, la sua vita non comprerà un appartamento, farà la differenza un appartamento che non compra. Ma è oltretutto prendendoli 6 milioni l'anno per 4 anni o per 3 anni, sono 36-40 miliardi. Se invece di 36 o 32 diventano 44, non gli cambia niente, ma sono intelligenti, non sono intelligenti, e vanno a vedere dove possono entrare nella leggenda. I giocatori ricchi non entrano nella leggenda. Nessun giocatore che ha preso un grandissimo stipendio e non ha vinto nulla entra nella leggenda. Entrano nella leggenda i giocatori che vincono la Champions, i giocatori che hanno ambizioni. Il Milan, certo, in questo momento non può garantire di vincere la Champions, però se incominciano a mandar via Teo, Leao e Maignan, incomincia a prendere il capitano della nazionale spagnola, e vedremo se dove arriverà la nazionale spagnola, e prende un giocatore del Monaco, Fofana, prende una promessa del Salisburgo, insomma incomincia a muoversi. Certo, tutti noi ci saremmo aspettati il campionissimo, non dobbiamo negarlo. Ma se di fianco a Morata arriva un giocatore funzionale, bravo, in attacco, che possa alternarsi a Morata, o possa permettere a Fonseca di trovare gli schemi giusti, magari non fossilizzandosi sul 3-3, magari con il 4-3-1-2, non lo so, è chiaro che dimenticheremmo di non aver preso il sesco o scesco della situazione, perché arrivano i risultati. Quindi una squadra organizzata, una squadra che, pur non avendo il giocatore che ti risolva, magari ne ha due, che non sono 100, il 100, ma magari che arrivano 100 facendo 50-50, arrivano 160-40. Questo è il fatto. E sono partito dal discorso di Teo Hernandez, perché in questo senso è importante il rinnovo di Teo Hernandez, perché è un segno. Il Milan deve dare sempre dei segni. Non dando dei segni, buttando via magari del denaro perché non vogliono rischiare. Io non ho mai creduto al Milan che investe i 50 e i 60 milioni. E allora cerca di prenderne due. Morata, in questo senso, dei giocatori, 13 milioni, Morata è un regalo. 13 milioni, Morata è un regalo. Ecco perché è importante. Rabiot, 10 milioni, ho calcolato i 7 più decreto crescita, eccetera, quindi ho fatto il lordo, è un regalo. Questi regali bisogna portarli a casa. E poi un bel segnale, vai dai tifosi, contano queste rivalità Milan, Inter, Juventus. L'Inter è andata avanti ancora col fatto che di aver preso Çalhanoğlu, che era un giocatore del Milan. Bene, va bene, vadano avanti. Milan intanto comunque ha vinto un campionato senza Çalhanoğlu, pur riconosco senza problemi che il Milan non ha sostituito un giocatore eclettico, universale come Çalhanoğlu, quindi non lo snobbo, io non snobbo Çalhanoğlu sul piano tecnico. E allora andiamo da Rabiot, per dire, è venuto da noi, non è rimasto alla Juventus, magari prendendo lo stesso, prendendo un po' meno, perché Rabiot, o arrivano
delle squadre che sono disposte a dargli quello, e allora perderemo Rabiot. Non è un dramma, però insomma mettere anche Rabiot insieme a Morata, incominciamo a collezionare non figurine, giocatori che danno garanzie. Ecco perché, partendo da Theo Hernandez, mi auguro che continuino ad arrivare offerte per evitare tentazioni, ma che il Milan possa firmare presto. Si rendano conto anche i dirigenti del Milan che sì, tanto è nostro, vediamo, scade nel 26. No, una firma adesso di Theo Hernandez è anche, magari ti aiuta e ti facilita anche l'ingaggio di altri giocatori. Magari Rabiot, sapendo che c'è Theo Hernandez, Mignan, Fofana, magari dice va bene, credo al progetto, prendo 1 milione meno. La signora, la mamma di Rabiot magari dice va bene, mi accontento di un po' meno per la gioia di mio figlio. Sono giocatori arcimiliardari, non cambia il milione di euro. Non cambia il milione di euro. Però prendendo Theo Hernandez potrebbe essere più facile prendere anche Rabiot, prendere altri giocatori, Fofana. Perché il Milan, gli accordi con i giocatori, anche perché sono giocatori da 3, 3 e mezzo, 4, li firma subito. E poi il problema con le squadre. Anche lì, speriamo che Fofana e Pavlovic, che sono quelli due dove le trattative sono abbastanza, diciamo, consolidate, si chiudano presto. Certo che, ragazzi, fra un mese inizia il campionato. Il Milan offre 13, loro vogliono 25, poi il Milan offre 14 e loro fanno 24, e il Milan offre 15, e allora diventa tutto molto complicato. Il Milan stabilisca un prezzo, dica ok, non tentando. Pavlovic mi hanno detto vogliono 30, per 22 mi hanno detto che si firma, che gli diano 20, 22 col bonus e si chiudono. Perché ripeto, non è la stagione delle ciliegie, una tira l'altra, perché quando ne prendi una sapete che ne arriva anche un'altra. No, però adesso la firma di Theo Hernandez, l'acquisto dei giocatori, fa sì che il Milan continui a essere, non solo a livello di blasone, non solo a livello di vittorie passate, anche una squadra che dimostra di avere delle ambizioni e delle strategie. Questo è più fondamentale di qualsiasi altra cosa, secondo me. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, attivate la campanella e scaricate il link in descrizione.